Ciao ragazzi, bentornati su Cree Mascar Fishing in questa nuova sessione. Cree, ti cedo subito la parola. Allora ragazzi, siamo tornati a Bagazzolo, vi avevamo accennato che saremmo tornati con il freddo, fa freddo, vi possiamo dire che fa veramente freddo, sì. Perché volevamo fare una prova appunto con il freddo. Allora, stiamo capendo sempre di più come riuscire ad avere dei risultati all'interno di questa cava. Stiamo avendo delle soddisfazioni calando fuori, quindi stiamo calando fuori. Oggi siamo venuti con un bel quantitativo di pastura, boilers, mix fatto da noi in Birfood, e basta, quindi sempre col barchino. Questa volta, per evitare di perdere i punti, abbiamo usato il waypoint, quindi abbiamo sfruttato il pilota automatico del barchino, quindi poi vi faremo vedere. Comunque sostanzialmente settiamo dei punti e poi il barchino autonomamente va lì e cala. Questo, miriamo a fare pesce di qualità e sperando anche di fare quantità. Sì, non fermarsi a una. Per quantità, esatto, sarebbe bello riuscire a fare almeno due o tre pesci, poi quel che viene viene. Sì, anche perché non stiamo tutto il giorno. Esatto. Quindi ragazzi, Bagazzolo, riproviamo, speriamo di riuscire a mostrarvi magari questa volta più di una carpa. Esatto. Bene, sperando che sia anche d'Italia. Bene ragazzi, allora, come al solito vi diciamo come ci siamo impostati per questa sessione e come ci siamo organizzati. Allora, abbiamo deciso di pescare con due canne a testa, quindi come vedete Max, siamo nella postazione 4, Max ha messo le due canne centrali per essere comodo ovviamente nei lati per inguadinare, e invece io mi sono messo di qua per la 4 sinistra, sempre con due canne a testa. Questo è il lago nelle prime sue ore del mattino, come vedete, molto bello. Allora ragazzi, perché stiamo usando due canne a testa? Perché una volta capito i punti dove si ha delle soddisfazioni, insomma dove si ottiene dei risultati, avere tre canne, diciamo, non è che serva più di tanto. Quindi noi abbiamo capito un po' che dobbiamo, un attimo, abbiamo capito che dobbiamo calare fuori, quindi in questa situazione, sapendo che poi ovviamente ci sarà comunque altra gente che verrà a pescare, e per evitare di avere troppe lenze in acqua, abbiamo preferito appunto di sacrificare due canne e pescare appunto con quattro, due a testa ovviamente. Tanto comunque, se si è nello spot giusto, anche con una canna parte il pesce, quindi questo è un po' il succo del discorso. Basta ragazzi, adesso speriamo di avere qualche risultato e speriamo di mostrarvi qualche bel pesce di Bagazzolo. Oggi uso Spicy Squid, ho preparato i sacchettini a casa. Tanta rovetta. Questa è la versione smoke, quella più densa. Metti ase. Ok. Adesso ragazzi, carichiamo il barchino. Il barchino. Una canna la carico con boilers e l'altra con le particles AK15. Voglio vedere un po' come lavorano. Ok, basta, perché se in inverno comunque si richiamo, però ok. Allora ragazzi, adesso vi mostriamo un attimo cosa stiamo facendo. Questa è l'ultima canna che stiamo calando, ok? E cosa stiamo facendo? Stiamo sfruttando il pilota automatico del barchino per memorizzarci adesso i waypoint, quindi i punti dove poi andremo sempre a ricalare. Esatto. Automaticamente, quindi non andremo più a toccare il barchino manualmente, ma semplicemente andremo a indicare il punto. Sì. Adesso Max si è preparato lì, il barchino qui è pronto, ultima canna, adesso andremo a calarla. Come vedete non è proprio semplicissimo andare a calare. Stanno sistemando tutto di volta in volta.
Manina? No, no, aspetta. Tira la canna alta. Ok. Ragazzi, nell'attesa vi lasciamo qualche immagine della cattura che abbiamo fatto un paio di settimane fa. Sì, siamo venuti qua 3-4 ore perché non sapevamo cosa fare, ci avanzavano a testa 3-4 ore e abbiamo deciso di venire un attimo qui per capire ancora di più questo posto. E fatalità, in 3-4 ore abbiamo avuto 3 partenze, Chris, se non mi ricordo esatto, male. Esatto, 2 perse. 2 purtroppo si sono slamate e una l'abbiamo portata a Guadino, quindi per non perdere comunque questa cattura abbiamo deciso di filmarla lo stesso. Vi lasciamo un attimo le immagini e spero che vi piacciano. Non sembra proprio piccolina. E fu così che era una tartaruga. Allora, qui dove sei? È una tartaruga. È enorme. È impegnativa. Dai, dai che ce l'hai, Cree, dai che ce l'hai. Occhio che adesso va tutto a destra. Ma tutta a destra, guarda. Occhio, che occhio. Gioca in frizione, Cree. Mamma mia, ragazzi! Cree, sei uscito dall'ing... No, ci sei! Dove sta andando, Cree? Tutta a destra! Tutto sotto! Come me l'altra volta, vanno tutte sotto! Allora, aspetta, se dovevi venire di qua, perché qua? Grande o piccola, ma oh, è bella, però è bella alza qui, alzala lì, lì. Sì che c'è, sì. Vai. Che c'è, non è enorme, ma ragazzi, incazzata. Bene ragazzi, allora scusami, Cree, Non è grande, ma... Filo da torcere. Sì, perché era veramente oltre un crostone che mi ha fatto veramente penare per tirarla fuori. C'era il filo che grattava costantemente sul crostone che c'è sotto. Comunque, ragazzi, bel pesce, veramente combattivo. Veramente, veramente combattivo. Bella. Io andrei a rilasciarla. Ah, sempre ovviamente calata col barchino, questa fuori, con Boris Big Carp e il BP7 che avete visto lì. Quindi niente, sembrerebbe che funziona. Da quando abbiamo cominciato a usarlo, qualche carpa l'abbiamo vista qui dentro. Bene ragazzi, la rilascio. Mi sa di sì, sai. Aspetta che faccia magari... Eccola. Mm.
Dimmi che c'è. Sì, qualcosa c'è. Bene. Allora ragazzi, metto la telecamera nel cavalletto e vado a dare supporto a Max. Allora, così dovremmo esserci. Max? Spero che sia venuto qua. E lì è il punto critico. Allora, qua ci siamo. Ok. La senti? Sento pesante, sì. Bisogna capire se è una carpa o una tinca. Allora ragazzi, siamo andati a rifare la calata, ora vedete il barchino che sta tornando indietro, non so se si veda, e lo fa da solo. Come vedete il telecomando è lì, abbiamo attivato il return to home e sta tornando a casuccia. Eccolo lì, così si vede. Bene, nel frattempo vuoi dire Max... No, niente, la partenza che avete visto prima alla fine era un carasso di notevoli dimensioni. Non l'ho neanche fatto vedere, ragazzi, perché sì, è un carasso. Quindi peccato, perché speravo fosse una carpa, ovviamente, però beh, qualcosa inizia a muoversi, fa freddo, quindi l'acqua è veramente gelida. Bene, ragazzi, la sessione prosegue. Speriamo di riuscire a prendere un pesce. Almeno un pesce, perché almeno... col sto freddo per ripagare un po' la fatica da tra poco. Allora ragazzi, calata un po', sono alzate un po' le temperature, ora si sta decisamente meglio e niente, per ora abbiamo preso solo quel carasso lì e niente, speriamo che adesso con l'alzarsi le temperature, appunto, vieni qua, fai vedere. Sì, che cambi qualcosa. Un attimo, che Max, no, è una cosa che non abbiamo mai fatto vedere. Cosa? Siccome l'ho acquistato di recente, questi infusa. Qua sono gli infusa, quelli della corda. Ah, sì. Che per chi non sapesse cosa sono dei contenitori dove praticamente vado a mettere le boilies. Io uso quelle appunto bilanciate. E che cosa succede? Che vado a fare questa roba qua. Guardate. Questi praticamente ci butto un po' di go. Io adesso sto usando quello più denso, ma volendo si può usare anche quello un po' più liquido, il Supreme. Adesso guardate. Sotto c'è un altro scompartimento, diciamo, chiamiamo così. Perché? Perché adesso io chiudo. Questo ovviamente sono dippate da oltre un mese, ma ogni tanto una rinfrescata gliela do. Adesso vediamo se riesco a chiudere. Sì, ok, perfetto. Sbatto. E praticamente che cosa serve questo? Serve che il liquido in eccesso poi scola in quei fori. Sotto. Esatto. Quindi la prossima volta, guardate, questa qui era dippata qua dentro. Adesso questa è quella che ho cambiato prima perché avevo tirato sul carasso. È stata in acqua questa. Questa è stata in acqua, però vedete che ha una colorazione rossa. Aspetta che ingrandisco. Prima era così quando l'ho inserita nei sacchettini, quindi un potere attrattivo decisamente alto. Che deve mettere a fuoco. Sì. Dai, non mette a fuoco. Ok. Ok, quindi se noi adesso, anzi facciamo una prova adesso, se mi date un secondo, Christian mi va a prendere il taglierino e l'apriamo. Vediamo un attimo com'è, anzi guarda Cri, l'apro io. Vediamo se non riesco a far danni. Ecco qua, vedi? Dentro è tutta gialla, perché appunto era gialla all'inizio. Ma fuori, vedi che si è impregnata tutta di rosso. Adesso questa è stata in acqua un 2 ore, quindi ha perso un po'. Però guarda che roba. Aspetta, ok. E questo è comodo. Adesso io questa qua, vabbè, non mi serve più.
Queste qua sono dippate da circa un mese e ogni volta gli do una rinfrescata. Qui ho usato addirittura due gusti, quindi queste sono bombe ad orologeria praticamente. Fai annusare anche a loro? Volete annusare? Di cosa sa? Mamma mia! Qua dentro ho usato il No Name e questo qua nuovo, lo Species Squid che ho comprato. E è una marcia in più. Bene, ottimo! Ragazzi, così vi mostriamo sempre chicche nuove. Sì, sì. Allora ragazzi, approfittiamo di questo momento di attesa, chiamiamolo così, perché stiamo attendendo le nostre amiche carpe, e vi mostriamo cosa abbiamo in mano. Deeper Pro Plus e Deeper Chirp. Sì. Allora, questi ce li ha inviati direttamente Deeper, ok? Che ovviamente ringraziamo. Ringraziamo, assolutamente. Ci ha inviato questi due Deeper. E niente, ve la racconto in breve. Ci siamo sentiti tramite mail e appunto ci hanno detto che volevano inviarci i loro prodotti. E sono ben accetti, Cri. Ovvio, anche perché siamo strafelici di questo. Noi avevamo il Pro Più e l'avevamo installato in via definitiva nel barchino precedente, quindi non avendo più il barchino, non avevamo più il Deeper, quindi eravamo senza. Ora ci viene comodo perché appunto sul questo lo andremo nuovo a installare nel barchino, e quindi lo daremo ad Andrea, che andrà ad installarcelo appunto nel barchino. Quindi avremo un barchino con Deeper e il GPS, che esatto, fa comodo. Esatto. Mentre il Chirp lo utilizzeremo appunto con la canna, quindi ci viene comodo per quelle sessioni oppure quei sopralluoghi che normalmente facciamo, per capire dove stiamo pescando, che profondità c'è, se c'è presenza di pesce, com'è il fondale. Quindi questo ci verrà molto utile nella parte, diciamo, per l'ustrativa e dove non è, dove c'è non la possibilità di usare il barchino, mentre questo qui lo andremo ad installare nel barchino. Esatto. Il Chirp più è l'ultima versione che hanno fatto del Deeper, quindi dovrebbero aver fatto delle migliorie, e quindi niente ragazzi, lo scopriremo con voi nei prossimi video. Esatto, quindi ci teniamo a condividere questa cosa con voi. Vedrete, sì, nuovamente i Deeper in azione nel nostro canale, e vedrete appunto quello nuovo, perché nel video mi sembra abbiamo fatto vedere noi quello lì, Plus, quindi vedrete anche questo Deeper qui in azione, e lo vedremo anche noi come va, quanto meglio, sì, va, quanto l'hanno evoluto, esatto. E niente ragazzi, felici di averlo condiviso con voi. Ringraziamo nuovamente Deeper che ci ha omaggiato, si può dire, dei due Deeper. Siamo contenti. Perfetto ragazzi. Bene, quindi adesso speriamo di prendere un pesce, però, perché fa freddo, fa caldo, io mi sono cambiato giubbotto, tu sei ancora bardati. Sì, è una cosa, stamattina diciamo che è un po' particolare. Sì, sì. Partì col freddo, poi c'è stata un'oretta dove si stava anche bene, poi è ritornato ancora il freddo, quindi sì, un sì, tempo un po' balordo. Bene, a fra poco. Allora, per gli ultimi iscritti del nostro canale, vi mostriamo un attimo, vi parliamo un attimo di Discharge, perché è una marca dove noi è da qualche anno che ci affidiamo appunto a questo tipo di marca. Scorrendo nei video precedenti troverete comunque dei video dove l'abbiamo mostrata, abbiamo fatto vedere l'efficacia, eccetera eccetera. Abbiamo sempre avuto ottimi risultati sia nei laghi sia anche nei fiumi, e niente, colgo l'occasione, un video più recente, vi dimostriamo un attimo cosa fa Discharge. Allora, intanto produce dalle boilers pop up fondanti, fa pellet, stick, fa dei dip, fa dei gluck, quindi fa diverse cose, diciamo. E noi adesso ci siamo ripresi appunto dei pellet. Adesso vi faccio vedere strawberry cheesecake, che poi vabbè, il gusto è una cosa, fanno diversi colori alla fine. Allora, spero si veda. Adesso ve ne prendo magari cucchiaino, così praticamente crea questo effetto nuvola. Adesso vado a buttare dentro, eccolo qui. Se guardi da sopra fai vedere anche il livello di macchia che fa sotto, dolcissima. Ecco, questo è il pellet, e continua a lavorare, perché adesso lui continuerà a emanare questo, diciamo, aroma fruttato. In questo caso fa questa nuvola rossa e le carpe diventano matte.
Muovi un po', Cri. Ovviamente poi più si muove più... Mamma mia. Peggio fa. E questo era questo qui, però c'è questo, quindi come vedete ne fanno veramente di vari tipi. Questo fa il fumetto tipo verde, mi sembra, qui, sì, circa. Quindi ne fanno diversi. E poi ci sono gli stick. Come vedete questi sono gli stick, non sono pellet, servono appunto a fare gli stickettini. Adesso, vabbè, questo è lo stone fruit. Vai che è già aperto. Sì, questo dovrebbe fare l'effetto viola. Intanto vuoi farlo vedere un attimo qui? Sì. Ecco, non occorre esagerare con questi, ne bastano veramente pochi. Aspetta che provo a girarti un po', perché pure che faccio così. Ok, e niente, vado. E ovviamente devi andare giù. Sì, ma guarda anche l'effetto mentre scende. Guarda che bello. Micro righe fanno... Cioè, tu pensa a questo cream messo nello spombo insieme a un po' di granaglie. Pensa che colonna... Guardate come si sta scurendo l'acqua. Tu pensa che colonna che viene... C'è. E tenete presente che l'acqua è fredda. Sì, esatto. Perché c'è da tenere in considerazione che l'acqua è molto fredda, quindi con l'acqua calda lavora ancora di più. Che adesso ovviamente c'è l'acqua fredda, quindi ovviamente lavora un po' meno. Ma poi, adesso per dirti... Sì, beh, si vede comunque il colore dell'acqua che è cambiato. Sì, adesso dovete... Ecco, fate sempre una proporzione tra questo e un lago, quindi... Non è che in un lago vi riempie il lago, fa... Sì, lì, ma è dove c'è l'innesco. Esatto. E basta, poi ragazzi sono le boilers. Ovviamente anche le boilers fanno l'effetto fumo. Ora ripeto, ne fanno veramente tanti di prodotti. Adesso non li ho qui, ma anzi sì, ce li ho. Vi mostro un'altra cosa. Il discharge, un attimo. Che la trovo, eccola qui. Adesso qui ne ho alcuni. Oh, questo, Cri, metti una goccia dentro. Questo è il Gluck e qui ci sono le Tiger Nuts fatte pop-up. Sì, sono delle Dumble. Quindi vi ripeto, ne fa veramente tanta di roba di Stardust. Vogliamo mettere un goccino di Gluck? Vi posso far vedere una cosa. Un attimo. Giusto per... Prendiamo una CM2. Aia, okay. Disastro qua. Aspetta, andiamo lì. Allora ragazzi, ci faccio vedere cosa succede se dipo una boilers. Mamma mia, c'ho già paura, Cri. Perché sappiamo cosa fa. Ho già paura. Qui ragazzi non serve esagerare. Basta poco. Ai ai ai. Mi posiziono. Allora la tengo io con il laghetto, altrimenti... Guarda che roba. Sì, è che da qua c'è poca prospettiva. Però questo ovviamente non deve fare chissà quale fumo, deve rilasciare costantemente. Guardate se... Si muove un po' la pallina. Sì, guardate che roba. Questo è l'effetto che fa. Sì, e comunque in acqua c'è sempre un minimo di corrente sotto, quindi si disperde molto velocemente. Vediamo dall'alto. Vedete, se io adesso agito un po' la pallina... Non rilascia, solo per fare prima farvelo vedere, ragazzi. Sì, comunque si sta creando un bello strato sotto di... Vedi? Resta attaccato un po' e rilascia gradualmente. Sì. Guarda la goccia. Sì, 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 sì. Non so se rende giustizia le immagini, perché purtroppo ho paura anche che mi cada la telecamera dentro. Comunque sì, sotto c'è tutto uno sfondo di viola.
Questo è discharge, ragazzi. Noi è da un po' che li usiamo e ci siamo sempre trovati molto bene, sia come pellet che come gluk, dip, eccetera. Quindi niente, era giusto per mostrarvela a quelli che appunto ancora non l'avevano vista. Bene, grazie Cri. Max, dimmi che c'è. Max, dimmi che c'è. C'è. Devo subito toglierla da là. Ah, il cormorano è passato, quindi in teoria ci siamo qui. Sì? Sì, devo venire indietro così perché devo, senza sforzarla con la frizione, ma devo portarla okay. Fuori dall'ostacolo. Ok. Comunque la senti in canna? Sì, sì. Perfetto. Allora tiriamo un po' così. Dite che non devo dare troppa forza, vengo indietro tranquillamente e l'accompagno fuori dall'ostacolo. Infatti non si è incagliata per adesso. Rifa, è una roba. Tira sulla tua canna intanto, tanto stavamo per andare via. Visto che magari è l'unica carpa, non ci incagliamo sulla tua, perché qua è guadinare poi dura. Ok, il brutto è passato, Cri. Adesso inizia a farsi sentire. Adesso inizia a farsi sentire. Il brutto è passato. Tanto ragazzi, stavamo andando via e come al solito all'ultimo si è scaldata bene l'acqua, comunque la qualità è partita. Sì, perché noi quando si scalda l'acqua ce ne andiamo. Bene, la canna è fuori di turbo. Meno male che hai le 10 piedi qua, vedete che c'ho i rami sopra in testa. Ok ragazzi, mi avvicino un po' così. Speriamo di aver aumentato la taglia stavolta. Sì, beh, è quello che cercavamo. Speriamo, perché fino a che non è in guadino. Prepariamo tutto. Allora ragazzi, si sta avvicinando. Speriamo adesso che Dio ce la mandi buona, eh. Eccola, l'ho intravista. Momento critico questo e diamogli filo se lo chiede. Ok, in questi momenti ragazzi, l'abbiamo già detto, non va forzato il pesce, perché comunque siamo sotto riva, quindi facciamo anche male. Frizioni generose e assecondiamo le sue fughe. Tanto un minuto perso non cambia niente. Sembrano specchi? Sembra. Come al solito puntano la costa. Guarda un pochino di rame. Perché c'è ancora forza, perché l'acqua qua qui è sempre alta. Eccola, eccola. Ok, ci siamo ragazzi, ce l'abbiamo fatta, dai. Bene,
Allora ragazzi, e anche stavolta caduta su una mainline Choco O. Wow, stracontento anche per come è andato il recupero, perché l'avete visto tutti cosa ho fatto. Ho fatto la stessa cosa che il famosissimo Danny Firebrass ha fatto in un suo video, ovvero senza forzare la carpa con la canna ho fatto alcuni passi indietro in modo da tirarla via da tutti gli incagli che sono presenti là in fondo, che sappiamo che ci sono. La carpa è uscita dagli ostacoli e siamo riusciti a portarla a guadino. Sono veramente contento. La mainline, la wafter, l'avevo dippata da un mese e mezzo con il no name e lo species squid, e ha pagato. Bellissima, okay. Sta carpa. Sì, bella. Ok, e adesso giustamente il maritato rilascio. Bene, tanto comodo. Sì, tanto comodo. A farti i rovi era ora ce lo prendessimo. Bene ragazzi, allora ce l'abbiamo fatta. Allora, non abbiamo aumentato la taglia, non abbiamo visto chissà quante carpe, ma gli spot li stiamo capendo, stiamo sempre capendo di più. Sono stato contento di aver copiato praticamente quello che ha fatto, ripeto, il famosissimo Danny Firebrass, che andando indietro senza fare tironi così, ma andando indietro la sappiamo per certo perché l'abbiamo perse, c'è una scia di legname praticamente, esatto, sotto lì. Quindi sì, forse quello che ha fatto Max, copiando ovviamente, sì, perché non l'ho inventato io, la lezione, cioè, può darsi che sia stato utile. Proveremo a farlo più volte adesso per vedere. Ovviamente se... frizione era molto chiusa, quindi non è che ha preso filo, ha fatto bip, e poi ovviamente devo essere lì sulla canna perché sennò non vale sta roba. Poi però una volta uscita si una dà frizione uscita... e si comincia appunto il combattimento, sì, vero e proprio, forzando, c'è una parte iniziale dove bisogna accompagnandola, esatto. Bene ragazzi, allora siamo riusciti e stiamo riuscendo ultimamente anche in poche ore ad avere qualche risultato, quindi... Sì, perché adesso è mezzogiorno, andiamo. È quello che cercavamo e questa cava ci sta punzecchiando sempre di più. Sì, perché ci sono le grosse qua dentro, lo sappiamo. Comunque questa la vedremo in un'altra puntata. Esatto ragazzi. Detto questo, il video si conclude qui, come al solito. I nostri contatti ragazzi li sapete, ma sono in descrizione. E che dire, contenti di continuare questa avventura al bagagiolo che... Sì, ti telecamera dritta perché sì, sennò... perfetto. Okay. E detto questo ragazzi, noi vi salutiamo, come al solito vi auguriamo tantissime belle cose. Esatto, faccio una premessa ragazzi che per impegni lavorativi il sottoscritto nei mesi di gennaio, febbraio e marzo lo vedrete poco, quindi probabilmente sarà Christian ad andare a fare qualche sessione da solo. Io purtroppo sarò impegnato e quindi non mi vedrete per qualche mese. Esatto. Però tornerò più forte di prima. Quindi ragazzi, detto questo, vi auguriamo come al solito tante belle cose e ci si vede al prossimo video. Ciao!